Sono a Braies e non è che fa freddo, c'è un freddo schifoso, non c'è il sole in questo momento, per cui sto abbastanza congelando, come si può vedere dal mio vestiario, ma non è questo l'argomento del video. L'argomento del video è: cosa succede se io adesso con meno 9 metto l'insulina a temperatura ambiente, quindi in questo caso meno 9, non lo so, scopriamolo. Vediamo questa insulina, ok, è quasi finita, perché io so già cosa succede, ma non voglio farvi troppo spoglia, è quasi finita. Quello che succederà è che verrà denaturata, questo perché l'insulina è termosensibile e verrà denaturata sia con le alte che con le basse temperature. Quindi se voi per caso, come me in questo momento, siete in mezzo al lago di Braies e avete voglia di fare tipo così, scoprirete che se lasciate qua per un po' l'insulina si rovinerà. Il concetto che deve passare quindi qual è? A parte che c'è un freddo maledetto che è necessario quindi proteggere le proprie insuline. Ora, chiudo questo preambolo. Come si può fare a proteggere questa insulina? Una soluzione a tutto ciò, che in questo momento non ho portata di mano, ma perché c'è una borsa che non è con me, sono gli astucci. Esistono diversi tipi di astuccio. Io ho questo qua, mi è stato mandato da Frio Italia, che è capace di mantenere la temperatura appunto dell'insulina costante. Questo perché il problema dell'insulina è dato da spazio di temperatura molto alta o molto bassa. Per cui se la temperatura si alza tanto come in estate o si abbassa tanto come in questo caso che c'è meno 10, le temperature rischiano di farti così, cioè le insuline rischiano di farti così, per cui è fondamentale sapere questa cosa, anche perché altrimenti potreste non spiegarvi il perché delle glicemie alte e vi trovereste magari a dover buttare via dell'insulina, magari siete in vacanza in montagna e avete l'insulina di scorta. Ciao, io mi chiamo Emanuele, sono uno studente di medicina, ormai al quarto anno, e sono anche stato un atleta professionista per il team Novo Nordisk. Il team Novo Nordisk verrà fuori più avanti anche nel video. Come vi ho appena mostrato, l'insulina si può denaturare e alterare quindi la propria struttura. Si parla di denaturare dal punto di vista biochimico quando viene alterata la struttura chimica di una determinata molecola. In questo caso stiamo parlando quindi dell'insulina. Questo vuol dire quindi che l'efficacia dell'insulina sarà inesistente in questo caso. Perché? Perché se non ho più la sua struttura chimica funzionante, ho trovato tra l'altro un bel video che vi mostra in che modo funziona, però generalmente le cose del nostro organismo funzionano a, passatemi il termine, incastro, è molto, un po' più semplicistico, però funzionano un po' incastro, per cui se perdono la loro forma e la loro struttura non riescono più a legarsi con i propri recettori e di conseguenza riescono a svolgere correttamente la loro funzione. Per prevenire tutto ciò esistono questi, come vedete è un sacchettino dove qua dentro si possono inserire le insuline e sono in grado di mantenere le glicemie. Ho visto questi prodotti su tra l'altro Instagram e Threads e ho contattato direttamente l'azienda per chiedere se ne potessero mandare uno in modo tale da poterci fare un video. Cosa servono questi astucci? Come detto, mantengo la temperatura, ma ho preferito fare questo tipo di video d'inverno. Perché? Perché d'inverno le glicemie vengono denaturate tanto quanto avviene con le glicemie alte, e se con le glicemie alte possiamo avere degli escamotage, tra virgolette, non so, andiamo al mare, borsa frigo o borsa col ghiaccio, col freddo vengono denaturate, e come vi ho fatto vedere io dal video dove c'era meno 9 ma in realtà poi ho scoperto ci fosse meno 13, questa è stata fondamentale. Vedete, questa qui è una tecnologia che si basa su cristalli liquidi, basta immergerlo in acqua, e questi in particolare questo di Frio Italia, di cui vi lascio il link, che per poter acquistare direttamente sul loro sito con un 5% di sconto, se usate il mio link oppure se usate il codice sconto Emanuele Zuman è tutto attaccato in grassetto, dopo però magari ve lo metto nel video, comunque il link ve lo lascio nel primo commento o in descrizione. Viene mantenuto a temperatura costante tra i 20, tra i 18 e i 20 gradi per un minimo di 45 ore. Questo significa che banalmente per un weekend con questo ci mettiamo dentro le insuline e siamo sicuri che non si rovinino. Ecco, come vi dicevo prima, questo abbiamo un altro bacino d'acqua, la tappinzolina, ma va bene. Questa è acqua esclusivamente fredda, questo è l'astuccio a pressione esterna, questo invece è la componente che presenta i cristalli liquidi. In questo momento basta metterlo così in acqua, lasciare che stia qui per 8-10 minuti, come possiamo leggere anche dal foglietto qui presente. Dopodiché basterà lasciarlo in asciugare per circa 5 minuti e poi avremo il nostro uso continuato per circa le 45-48 ore da noi richieste. L'astuccio viene invitato anche grazie a queste due cose, cioè che ci permettono di capire meglio il funzionamento, in particolare per raffreddarlo, qua viene spiegato come anche raffreddarlo, pulirlo, conservarlo, e invece da questa parte abbiamo proprio disegnini sul come si utilizza. Per quanto riguarda poi l'utilizzo, in realtà il raffreddarlo non deve essere messo in freezer e non deve essere scaldato
del forno, mi sembra così. Per farlo funzionare basta semplicemente immergere la porzione interna della confezione, basta immergere nell'acqua questa parte qui, questa si raffredda e poi si potranno mantenere fresche le proprie insuline. È comodissimo da poter usare, io l'ho usato questo per questo weekend in montagna, ma lo posso usare anche per quando vado all'università, mi posso prepararlo la sera prima ed è veramente comodo, soprattutto per quelle giornate in cui ti devi muovere, sei esposto magari al sole, magari devi farti la giornata in montagna con gli amici, questo veramente è un salvavita. Giusto per darvi qualche informazione in più, questi sono gli astucci che usano anche gli atleti professionisti della team Novo Nordisk, che è una squadra di professionisti estremamente diabetici di cui tra l'altro io ho fatto parte, e se la usano loro, sono i professionisti, non vedo perché noi dovremmo privarcene. Loro lo usano per avere delle prestazioni ovviamente al massimo della possibilità dell'essere umano, noi invece semplicemente per evitare che si denaturi l'insulina, però il punto è comunque è che possiamo usufruire anche noi degli stessi vantaggi. Quindi tutto questo per dirvi che cosa? Che le insuline si denaturano sia con la temperatura alta che con la temperatura fredda. E questi astucci sono perfetti, occupano poco spazio, si inseriscono nella borsa, funzionano semplicissimamente, basta immergerli nell'acqua e abbiamo le nostre insuline a temperatura ambiente per 45 ore. Quando sono passate queste 45 ore basta asciugarlo, basta metterlo su un panno asciutto e lasciare che si asciughi e successivamente riimmergerlo nell'acqua per avere una nuova efficacia. Noi ci siamo detti quello che ti volevo dire, ti ricordo che sul canale puoi trovare una serie di video a tema, quindi come questo, come gestire meglio il trasporto e l'insulina per i viaggi, come migliorare le tue glicemie o banalmente capire qualcosa di più dal punto di vista tecnologico e dei nuovi strumenti che ci sono a disposizione di chi ha il diabete. Io ti ho detto quello che ti volevo dire e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!